Mi è capitato di assistere persone di una certa caratura, di un certo rilievo criminale. Mi capitò di conoscere gli Escobar andando in Colombia. La mia casa è la casa della moglie di Pablo Escobar. E l'ho considerato un vero e proprio parente, mettiamola così. Sono Alexandro Maria Tirelli, sono un avvocato e mi occupo di grandi mandati di arresto internazionale, grandi casi di consegna di criminali richiesti dall'uno o dall'altro paese. Noi siamo qua perché tu sei famoso anche come l'avvocato dei Narcos. Sì, mi fa un po' ridere questa cosa, sì. Senza volerlo, nello svolgimento della professione mi è capitato di assistere persone di una certa caratura, di un certo rilievo criminale. Mi sono occupato per esempio di Sami Spat. Che è stato considerato il capo di un cartello colombiano. I famosissimi fratelli Nule. Al vertice veramente della corruzione colombiana. Mi sono occupato del caso dell'omicidio Spadafora. Non importa il prezzo che tengamos que pagar. Ovvero imputato il generale Noriega, presidente di Panama. Il cadavere sin cabeza fu descubierto ayer domingo. E questo signore fu ucciso da Noriega, decapitato proprio perché Spadafora lo accusò pubblicamente in un'intervista radiofonica di essere uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo. Del cartello di Medellin. Mi capitò di conoscere gli Escobar andando in Colombia. Molti pensano che in Colombia si produca la cocaina, questo è un errore gravissimo. I colombiani sono geni della trasformazione e della vendita. In Colombia non si produce cocaina, si trasforma cocaina. La foglia nasce in Ecuador, Bolivia e Perù. Pablo Escobar nasce così, andava in Ecuador, comprava la pasta base e tornava. Pablo Escobar è entrato nella storia perché ha industrializzato un traffico. Io non sapevo nemmeno come chiamare questo prodotto, lo battezzarono El Coso, cioè il panetto da un chilo, che era molto stipabile, di volumi, poteva essere trasportato facilmente, era l'inizio di una era. Divenni convivente per svariati anni di una signora che era di questa famiglia Escobar, quindi ero considerato vero e proprio parente, mettiamola così. Io personalmente ho vissuto a Medellin, la mia casa è la casa della moglie di Pablo Escobar, nel senso che mi fu data questa casa per vivere con questa signora. Ho conosciuto abbastanza bene Popeye. Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez. Conocido como Popeye, les hablo desde la ciudad de Medellín, lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Era una persona assolutamente manipolatrice, di un'intelligenza raffinatissima e che ovviamente si era macchiato di crimini molto molto gravi, però gli ha attribuito un ruolo molto molto maggiore rispetto a quello che effettivamente aveva. Non era l'uomo di fiducia di Pablo Escobar. Che oggi è monopolista della cocaina, non c'è tantissima informazione, non se ne parla molto, ci sono grandissimi soggetti dietro l'angolo che però gestiscono capitali da finanziarie, questi cartelli muovono quantità di soldi che reggerebbero probabilmente il debito pubblico dell'Italia, però non esiste una sufficiente attenzione al fenomeno. La critica che io faccio all'Italia in questo momento è di essere povera di talenti dal punto di vista proprio della visione politica, del disegno di una società, di una convivenza civile moderna e nuova, e ritengo che invece ci si interessi troppo di questioni piccole, poco importanti, cioè guardiamo il pelo ma non guardiamo la luna, questo è il discorso.